Seconda domanda, vogliamo che VA meno VD, questa differenza di potenziale, sia diversa da VB meno VD, questa differenza di potenziale. L'interruttore deve essere aperto o chiuso? Calcola, in questo caso, questa differenza di potenziale, VA meno VD, e quest'altra, VB meno VD. Con l'interruttore chiuso, tra i punti A e B non c'è nessuna resistenza, perché c'è appunto questo cortocircuito. Quindi potenziale uguale, VA uguale VB. Infatti sappiamo che tra due punti, tra i quali non c'è nessuna resistenza, se applichiamo la legge di Ohm, la prima legge di Ohm, scriviamo la differenza di potenziale delta V, VA meno VB, uguale R per I. Ma R, la resistenza che sta nel mezzo, è 0, quindi R per I fa 0. Questo vuol dire che non c'è differenza di potenziale. VA e VB sono uguali. Infatti da questo calcolo viene la differenza di potenziale uguale a 0. Quindi, essendo A e B allo stesso potenziale, la differenza che c'è tra A e D è la stessa che c'è tra B e D, perché A e B sono lo stesso punto in pratica, lo stesso punto del circuito. Diverso è il caso in cui l'interruttore si è aperto, perché in questo caso noi abbiamo una resistenza da 10 ohm tra A e B. E quindi passandoci la corrente c'è una differenza di potenziale, c'è un potenziale maggiore in A e un potenziale minore in B. Questo garantisce che VA meno VD è diverso da VB meno VD. Quindi l'interruttore deve restare aperto. Per calcolare queste differenze di potenziale tra A e D e tra B e D, conviene disegnare il circuito e la seconda legge di Kirchhoff, la legge dei rami. Tutto questo è un unico ramo e in questo caso coincide anche con una maglia, visto che questo circuito è a maglia unica. Per disegnare la seconda legge di Kirchhoff riportiamo in successione, nell'ordine, il generatore, la resistenza da 1 ohm, quella da 10 ohm, il generatore in verso concorde con il primo e la resistenza da 2 ohm, come indicato in questo disegno. Il generatore, la resistenza da 1 ohm, da 10 ohm, il generatore in verso concorde al primo, la resistenza da 2 ohm. E riportiamo anche le lettere D. A e B stanno ai capi della resistenza da 10 ohm e disegniamo questa linea rossa che rappresenta le salite e le cadute di tensione, cioè il voltaggio. Vediamo che i generatori tirano sulla tensione di 6 volte ciascuno, questa e questa salita, come il solito esempio dello sciatore che prende lo ski lift. Quindi i generatori sono quelli che sollevano la tensione come uno sciatore prende lo ski lift. Invece le resistenze sono le discese, sono le cadute di tensione. Quindi abbiamo una caduta ai capi di R1, un'altra caduta all'attraversamento di R e un'altra ancora all'attraversamento di R2. Ce le calcoliamo queste cadute di tensione con la prima legge di Ohm. Basta moltiplicare ciascuna resistenza per la corrente I' che ci scorre. E alla fine troviamo una caduta di circa 0,9 volt, un'altra caduta di circa 9,2 volt e un'altra caduta di circa 1,85 volt. Ricordiamo che noi dobbiamo calcolare VA meno VD, come livello D abbiamo preso 0 volt, quindi VA meno VD è questo salto, è positivo perché VA è sopra a VD. E poi dobbiamo calcolare VB meno VD, qui ho scritto al rovescio, VB meno VD deve essere. E stavolta sarà un valore negativo perché VB è inferiore a VD. Ora vediamo come si calcolano questi valori. Si parte da 0 volt, che è VD, e poi si ricava, cominciamo con VA, si ricava il valore del potenziale in A partendo da D, salendo di 6 volt in corrispondenza del generatore, quindi più F, che sarebbe più 6 volt, poi togliendo questa caduta di tensione che sarebbe delta V1, la caduta di tensione ai capi di R1, l'abbiamo calcolata prima, quindi fa 6 volt meno 0,900, 0,92 circa, 5,1 volt. Ecco che questo pianerottolo, diciamo così, che sarebbe il valore della tensione in A, è 5,1 volt. Ed è anche VA meno VD, perché VD sta a potenziale 0. Questo è VD. Quindi VA meno VD è 5,1 volt. Ora calcoliamo il valore VB, possiamo, senza che ripartiamo dall'inizio, possiamo partire da VA che l'abbiamo appena calcolato e togliere questi 9,23 volte che sarebbe delta VR che abbiamo calcolato qua, la caduta di tensione ai capi di R.
Quindi 5,1 volt è questo valore, meno questa caduta di tensione 9,2 fa circa meno 4,2 volt, quindi un valore negativo. VB meno VD, siccome VD è 0, coincide con VB, meno 4,2 volt. Questi risultati sono in accordo con quelli del libro Amaldi, che infatti indicava la corrente I' 0,92 A con il circuito aperto, come in questo disegno qua. 4 A era con il circuito chiuso, quando la corrente passava tutta qui e niente in R. Questa è la risposta alla domanda se l'interruttore deve essere aperto o chiuso affinché questa differenza di potenziale tra A e D sia diversa da quella tra B e D. La risposta è deve essere aperto, l'abbiamo visto prima. E 5,1 volt e meno 4,2 volt sono appunto queste differenze di potenziale tra A e D e tra B e D. Anche se non era richiesto dal problema, possiamo disegnare la seconda legge di Kirchhoff nel caso dell'interruttore chiuso. La differenza rispetto a prima è che tra A e B c'è il cortocircuito, eccolo, e non c'è più la resistenza R da 10 ohm. Quindi è più semplice in questo caso, perché partiamo dal livello 0 che è VD, saliamo di 6 volt il primo generatore, poi scendiamo di 4 volt. Perché? Perché la caduta di tensione su R1, la calcoliamo R1I, 1 ohm per 4 ampere sono 4 volt. Notiamo che questa caduta di tensione sulla R1 adesso è più grande rispetto, rispetto al caso del circuito aperto, perché prima era meno di 1 volt. Il motivo per cui adesso è più grande questa caduta, pur essendo la resistenza 1 la stessa, sempre da 1 ohm, il motivo è che adesso la corrente passa più intensa quando il circuito è chiuso. Infatti passano 4 ampere nel circuito anziché 0,92. Quindi una corrente più intensa fa cadere più voltaggio, più tensione all'attraversamento delle resistenze. Il voltaggio in A e B quindi è 2 volt, 6 meno 4, 2 volt. Poi l'altro generatore dà altri 6 volt, quindi saliamo fino a 8. E l'ultima caduta di tensione è di 8 volt. Intanto è ovvio perché dobbiamo ritornare a 0 volt, perché qui si richiude il circuito e ricomincia la circolazione della corrente. Ma possiamo anche calcolare l'ultima caduta di tensione su R2 con la legge di Ohm, quindi 2 Ohm per 4 A giustamente viene 8 volt. In questo caso vediamo anche che VA-VD, cioè VA-VD e VB-VD sono uguali, in quanto l'avevamo detto prima A e B stanno allo stesso potenziale, quindi queste cadute sono uguali, VA-VD, VB-VD, e sono uguali a 2 volt. Per concludere, ricordiamo che la seconda legge di Kirchhoff, o legge dei rami, è utile quando uno vuole conoscere il valore del potenziale in un punto qualsiasi in mezzo a un ramo del circuito. Per esempio, uno vuole sapere il valore in B, allora parte da un punto precedente dove era noto il valore del potenziale. Per esempio, potremmo partire da qui, 6 volt, cioè da questo punto. E poi basta seguire le discese e eventualmente le salite in corrispondenza di resistenze e generatori, e per poi calcolare il valore del potenziale nel punto voluto, per esempio in B. In questo caso bisogna, se partiamo da qui, bisogna fare prima una salita, poi una caduta e poi un'altra caduta e così via.